Marco Travaglio scriveva sull'Unità: «L'indulto è come la patente a punti. Chiunque fino al maggio 2006 ha concusso, ha corrotto, si è fatto corrompere, ha abusato dei suoi poteri per favorire qualcuno, derubato lo Stato col peculato e la sua società con la bancarotta, truffato il prossimo, truccato gare d'appalto, incassato fondi neri, frodato il fisco, falsato bilanci, turbato il mercato finanziario con l'aggiotaggio, scalato banche violando le leggi, speculato con l'insider trading, giocato con la salute dei dipendenti, provocando infortuni o addirittura decessi nei luoghi di lavoro e fino a oggi temeva, in caso di condanna, di andare in carcere a scontare la pena, può tirare un sospiro di sollievo, partirà da meno tre». Nel senso che con l'indulto si è arrivati a quella che comunque la cittadinanza, i cittadini hanno vissuto come una grande ingiustizia. Tanto voi da magistrati che ne pensate di questa cosa e che soluzioni diverse c'erano per rispondere a quella domanda di liberare le carceri? Io aggiungo pochissimo. Libero Mancuso ha dato per scontato che fosse necessario comunque fare in modo che i detenuti non vivessero in quelle condizioni disastrose in cui vivevano, e per questo vi ha detto che sarebbe stata opportuna un'amnistia. Io sono dello stesso parere. Io torno indietro, no, a quello che vi avevo detto all'inizio: se il nostro patto sociale, l'accordo sul quale abbiamo poi stabilito tutte le altre regole, è quello secondo cui ciascuno è titolare di diritti fondamentali che, oltre ad essere riconosciuti, vanno anche tutelati, se l'origine del nostro patto è questo, la dignità delle persone deve essere tutelata comunque, anche se hanno commesso dei reati, anche se hanno commesso dei reati gravissimi, i più gravi reati immaginabili. Primo di tutto, tutelare, garantire la dignità della persona e poi tutto il resto. E allora non è dignitoso che in carcere stiano le persone ammassate una sull'altra, non è dignitoso per le persone che ci vivono, e allora era necessario qualche cosa che provvedesse in tal senso. Io vi aggiungo anche una cosa che non troverà il favore del pubblico sicuramente, perché io sono dell'idea che il carcere vada poi utilizzato molto, molto, molto e poi ancora molto limitatamente. La nostra Costituzione stabilisce che la pena deve tendere alla rieducazione del condannato. Sicuramente il nostro carcere è organizzato in modo che non viene rieducato nessuno. E peraltro, io credo che voi sappiate che la maggior parte dei detenuti è composta da persone che hanno commesso reati di non particolarissima gravità. Le persone detenute per strage, per omicidi, per violenze carnali, reati sessuali, per questo tipo di reati sono molto poche rispetto al complesso. In questo complesso ci sono tante persone che potrebbero essere rieducate, magari senza passare attraverso il carcere, che ci costa molto il carcere. Ogni detenuto costa intorno ai 220-230 euro al giorno alla cittadinanza. Questi soldi potrebbero essere utilizzati per programmare ed effettuare un processo, una procedura di rieducazione. Qualche volta le persone non avrebbero neanche bisogno di essere rieducate. A me a Milano è successo di trovarmi arrestate delle persone che avevano rubato al supermercato una scatoletta di tonno. Se uno ruba una scatoletta di tonno, vuol dire che ha fame. E allora non ha bisogno di essere rieducato, ha bisogno di mangiare. Come vi dicevo, non è un discorso che incontra il favore del pubblico, perché io credo che noi siamo molto contraddittori, no? Affermiamo i principi di carattere generale. Li affermiamo con precisione. L'articolo 2 della Costituzione dice, lo ripeto un'altra volta, che chiunque è titolare di diritti fondamentali e che questi diritti fondamentali vanno tutelati. E poi la Costituzione precisa anche quali sono questi diritti fondamentali. E precisando questi diritti fondamentali stabilisce anche che la libertà personale è un diritto fondamentale e che questa libertà può essere sottratta alle persone soltanto
nei casi previsti dalla legge e prevede anche che quando succede che questa libertà sia sottratta alle persone, la sottrazione della libertà debba però andare di pari passo con una rieducazione. No? È il fondamento sta tutto nel considerare l'altro una persona e non una cosa che si può buttare via. Ci sono dei paesi che addirittura talmente tanto considerano la persona una cosa che la buttano via per davvero, cioè l'ammazzano. Qui si tratta di essere coerenti, no? Perché tante persone, credo anche in questa sala, proclamano la fedeltà alla Costituzione e poi però hanno un forte pensiero, secondo pensiero, che è esattamente il contrario di quello che hanno proclamato. Allora, secondo me, questa misura, che doveva essere effettuata in un modo assolutamente diverso, non un condono, ma un'amnistia, secondo me doveva essere inserita in un quadro, in un programma, in una prospettiva, ma in una prospettiva reale, attraverso la quale prevedere e gestire una sostanziale diminuzione della misura carcere e al posto del carcere dei programmi di reinserimento sicuro di chi aveva deviato dalle regole nella collettività. E niente di questo è stato fatto, ma nemmeno si pensa di farlo.